Un buonasera a tutti dal Fredo Mammucari, bentrovati in un mio nuovo video. Allora, avevo appena fatto una prova, una live streaming come faccio di solito. La voce me l'ha presa, però la chitarra suonavo non si sentiva, mi si sentiva a tratti. Allora sono stato costretto a cancellare, dopo un'ora che parlavo, che ho parlato con gente, ho dovuto cancellare tutto. E ricomincio col cellulare, mi sente bene sia la voce che la chitarra. Allora, questo video non mi voglio dilungare, vi voglio dimostrare che anche le chitarre di pochi soldi sono, cioè, se sai suonare, fai suonare pure i manici di scopa. C'è sta gente che s'atteggia, che c'ha chitarre veramente di 3.000-4.000 euro, magari Fender Custom Shop del 68, del 70. Però e vai a vedere quando vai a sentire quando suonano, fanno piagne. È inutile che vi fate i Ferrari e poi non sapete guidare, ha capito? Io vi faccio vedere che una chitarra di 200 euro, questa l'ho comprata ieri. Io ogni 10 giorni mi compro una chitarra. Guardate quanto è bella, guardate il legno. Cioè, ragazzi, allora è una. Come leggete, Harley Benton Deluxe Series, va bene? Ah, il ponte Wilkinson, se lo intravedete qui una mezza scritta, e c'è anche il pick-up Wilkinson, sia qui che anche questo. Vedete qua sotto c'è sta una piccola scritta, Wilkinson. Allora, vi faccio vedere come suona. E vi voglio insegnare un lick Fusion al frame. A noi il Fusion ho capito, io mica vi posso far vedere i bastoncelli ancora, basta, io vado avanti. Cioè, su un sol minore, dove io per anni facevo le solite pentatoniche, ho capito, queste sono pentatoniche, ma la Fusion io ci metto il jazz, si mischiano, sta roba che ho fatto. Qui ci metto il jazz, sentite che roba, sempre sul sol minore. Allora, ve lo faccio vedere piano, molto lentamente. Sentite che è tutta un'altra cosa la scala. Ve la faccio più lenta, se no non la capite. Vi è piaciuta? Allora, io l'ho fatto per farvi vedere la chitarra, però io ogni volta che faccio vedervi, ogni giorno, cioè ogni giorno, ogni 10 giorni così mi compro una chitarra. E vi voglio far vedere che anche le chitarre economiche, avete sentito che bel suono che c'ha? Avete sentito come con questa ci posso andare? Io suonavo con Vasco Rossi. Ha capito? Non mi serve la chitarra di 4-5 mila euro. Vabbè, mo mi sono comprata la Mamsi perché quella era un pallino. Poi la Mamsi c'ha la tastiera scallopite che io ci faccio dei binding, delle cose che vi farò vedere in futuro. Perché io vi sto a far vedere sui 300 video che ho fatto vedere ancora il 10% di quello che io vi posso far vedere. Vi ho fatto vedere il 10%, non vi faccio vedere subito il tetto. Prima vi faccio vedere i primi mattoni che metto, poi piano piano salgo, sennò sarei monotono, no? A far vedere subito il massimo e poi dov'hai? Invece piano piano, piano piano, piano piano, piano piano vi faccio crescere, va bene? Apposta ci tengo che vi scrivete gratis, gratis, gratis sul mio YouTube. Non vi costa, io
uno dei pochi che non si fa pagare. Io non voglio una lira. Lo faccio perché la passione proprio che ho di insegnarvi questo strumento che è stupendo. Potete arrivare a 100 anni e ancora suonate. E il pallone, vuotate in bocca. Quando avete 30 anni, non vareggiate più un piedi. Appenniti scarpini, a chitarra no. Più te invecchi, ed io, quando avevo 20 anni, me ero bravo, ma confronto adesso ero una pippa, hai capito? Più vai avanti con la chitarra, più te impari. Io queste scale jazz me le sognavo a 18 anni. Vuol detto, io facevo roba tipo. Capito? Invece no, sono andato avanti, ho mischiato. Queste scale pentatoniche blues ci ho messo jazz in mezzo, le ho fuse e allora ecco qui che poi vengono anche scale tipo. Allora, rivediamo il lick di prima, se no non ci capite niente, ve lo faccio lento. Fin qui ci siete. Così è lento, dovresti vedere, no, mi sono messo proprio bello dritto con la chitarra. Ripeto, voi immaginate questo suono. Allora, cominciate, vi dico, no, cioè, se no, cominciate col decimo tasto della terza corda, andate a fare questo. Guardate. Ci siete fin qui? Lo faccio piano piano perché sennò come ho fatto tutto all'inizio non ci capite. Questo era un altro, rifamolo. Sì, Alfredo, ma io non ci capisco niente, ho capito, ma più lento, poi mi impiccio pure se lo faccio lento lento. Cioè, se tu stai impari a farlo.
È più facile farlo così che andarla a fa. Ti giuro. È meglio farlo così. Mi rimane più facile. Invece se lo faccio lento. È più facile sbagliarmi se lo faccio lento, invece veloce. È così, lo dicono tutti poi, eh. Allora, riandiamo a vedere quel lick. L'ultima volta e poi chiudo il video. Bene, allora non ci vuole chi darete 100.000 euro, ci vuole pure chi darete 200 euro, ci vuole la passione, ragazzi, la passione. Ah, spero che questo lick vi è piaciuto, ma io comunque, a prescindere se ve lo imparate o no, io ve lo far vedere la chitarra, mo. Non è che la riuscita del video deve essere se io sono riuscito a insegnarvi il lick. Io ogni volta che compro una chitarra, circa 10, ogni 10 giorni mi compro una chitarra. Vi faccio vedere un lick, ma l'importante non è il lick, l'importante è anche insegnarvi il lick. Ma purtroppo c'è anche gente che dice: ma io sto alle prime armi, mi ha fatto vedere una scala che non imparerò mai. E ho capito. Io vi faccio vedere, io intanto le chitarre che compro, mi piace farvele vedere, perché così vi do il consiglio. Quando andate a comprare una chitarra, sapete di che chitarra si tratta. Perché l'avete vista da me. C'ha uno stupendo suono, come avete sentito. Io con questa ci posso andare a suonare con Vasco Rossi, una chitarra di 200 euro, stiamo a parlare. Mi fanno ridere quelli, e chitarre dei 40.000 euro, sì, poi vanno a assonanza e non vanno accordo. E dai, su, va bene. Allora, non vi iscrivete al canale mio, non vi iscrivete, non mettete iscriviti su Alfredo Mammucari, no, 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 dopo rischiate che vi imparate troppe cose, capito? Non vi iscrivete. E poi è tutto gratis, ragazzi. Oh. Io gioco, se vi volete iscrivervi, iscrivete, se no vi vedete a Lazio, a Roma, Fedez, Celentano, va bene? Anzi, saluto Celentano che è stato un grande, ma ci stanno tante, tante, tante pippe che hanno 100, 700 mila iscritti in se sa come. Fedez è uno, c'ha milioni di iscritti, Fedez. Se gli metto la chitarra a mano, sai che mi va a fare, ma io non so suonare. Quello mi dice. Ciao a tutti, da Alfredo Mammucari, ci vediamo al prossimo video.